Eccoci qua, buonasera, il telegiornale si apre ancora una volta con le notizie sul tam tam di scissione nel Partito Democratico in una giornata che spiegheremo anche come e perché è stata molto nervosa, più ancora delle precedenti, anche per una voce dal Sen fuggita, tecnologicamente parlando, a una delle figure più vicine a Renzi, cioè Graziano Del Rio. Alla fine di questa giornata, dicevo, conta in positivo soltanto una cosa: la telefonata tra Renzi e Emiliano, tra il segretario uscente e il più pesante, non mi riferisco al fisico, degli avversari in campo, dei candidati alla segreteria. Che cosa è successo in questa chiamata? A quanto pare in realtà niente. La richiesta di Emiliano, spostiamo all'autunno, la conta, la risposta di Renzi, ormai il treno è partito e non si può fermare. Come a dire che anche l'altro treno può essere partito, quello della scissione. Vedremo poi come le parole di Graziano Del Rio, rubate da un microfono rimasto acceso, e documentano questo clima di incomunicabilità, dandone almeno parzialmente la responsabilità proprio a Renzi, che ha altre preoccupazioni, perché di tanti momenti in cui poteva arrivare la notizia dell'invito a comparire e quindi dell'indagine a carico di suo padre nella vicenda Consip, ovviamente è una tegola in più. Renzi Senior sarà interrogato giovedì prossimo dai magistrati di Roma. L'ipotesi di reato traffico di influenze fa capire che si è in qualche modo, si sarebbe interessato, secondo quanto si ipotizza, a favorire una committenza nell'ambito di quel famoso insieme di appalti che riguardano la società che fa gli acquisti per conto dell'amministrazione pubblica. Vedremo di che si tratta. Sul fronte romano, Romeo viene completamente a questo punto scaricato da Virginia Raggi, che fa presentare ai suoi legali una denuncia nei confronti dell'ex capo della segreteria. Ma vedremo che ci sono altri due fatti: una manifestazione dei 5 Stelle in Campidoglio a sostegno di Virginia Raggi, ma anche le parole più agre di Roberta Lombardi, che si mette di traverso sull'ipotesi del sì allo stadio della Roma per le ragioni ecologiche, diciamo, che erano state alla base dei no iniziali, e viene rimbrottata da Grillo, che dice: lasciamo parlare soltanto e decidere, prendere posizione soltanto chi è dentro la giunta o è il sindaco. Parole a cui la Lombardi si allinea, ma si vede che ancora il fuoco cova sotto la cenere nelle rivalità tra i 5 Stelle della capitale. Ci sono poi altri fatti: il governo prova a rimettere in piedi il decreto Madia, che come si sa fu ampiamente cancellato dai rilievi sulla sua costituzionalità. A quanto pare i furbetti del cartellino rischiano a questo punto il licenziamento in un mese, ma ci sono molti altri aspetti del decreto sulla pubblica amministrazione. E poi altre storie e altre vicende, tra cui non possiamo non citare ancora una volta lui, Trump. È stato ipotizzato che volesse usare la Guardia Nazionale in funzione antimigranti, smentita dalla Casa Bianca, che però conferma: settimana prossima arriva il nuovo decreto che sostituisce quel Muslim ban che è stato, come si sa, bloccato dalla giustizia americana. 30 secondi i titoli. Si tenta fino all'ultimo di scongiurare la scissione, o almeno tutti dicono così nel PD, a meno di 2 giorni dall'assemblea di domenica che si apre nella mattinata nella capitale. Lunga telefonata tra Renzi e Emiliano per aprire un canale di mediazione, ma a quanto pare il governatore pugliese avrebbe chiesto a Renzi di rinviare il congresso dopo le amministrative di giugno, ottenendo un diniego. Ormai il treno è partito, ma le posizioni restano distanti nonostante appunto gli appelli. E quanto ormai sia grande lo strappo lo confermano le parole carpite a Del Rio prima di un convegno. Nel fuori onda il ministro, molto vicino a Renzi, rimprovera proprio il segretario e dice al suo interlocutore: in una situazione del genere devi far vedere che piangi se si rompe il PD. No,
che non se ne frega niente. E invece neanche una telefonata ha fatto Matteo. Poi Del Rio si corregge, ha fatto un appello per togliere alibi, vale molto di più. Sarà interrogato giovedì prossimo a Roma Tiziano Renzi, padre del segretario del PD, indagato per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta Consip. I PM vogliono verificare se col suo amico Carlo Russo, indagato anche lui per lo stesso reato, abbia usato la sua influenza sui vertici Consip per favorire l'azienda di Alfredo Romeo al centro della presunta corruzione che puntava almeno a una parte di quel superappalto da 2 miliardi e 700 milioni. Renzi padre tirato in ballo, secondo alcuni, da un pizzino che però si limita a citare il signor T. Virginia Raggi ha presentato un esposto in procura per la terza polizza stipulata dal suo ex braccio destro Salvatore Romeo, che l'aveva ancora una volta nominata senza informarla come beneficiaria. La sindaca intanto incassa il consenso di Grillo con una manifestazione in Campidoglio, ma anche con le parole che tentano di mettere a tacere Roberta Lombardi, la deputata che aveva chiesto di cancellare la delibera sull'opera editto e sull'opera dello stadio, per l'appunto. La decisione spetta al Campidoglio, non ai parlamentari, ha tuonato Grillo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti legge Madia bis, via libera ai licenziamenti lampo dei furbetti del cartellino nella pubblica amministrazione. Come chiesto alla Consulta, gli interventi saranno concordati con le regioni, i colpevoli saranno mandati a casa entro un mese. Novità anche sulle partecipate. Secondo un documento in possesso di una grande agenzia di stampa, Trump avrebbe considerato di mobilitare fino a 100.000 unità della Guardia Nazionale nella stretta contro gli immigrati irregolari, ma è stata la stessa Casa Bianca a smentire totalmente la notizia. Il Presidente intanto ha incassato il no dell'ex uomo della Navy SEAL, Robert Howard, chiamato a sostituire Flynn nel ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. Settimana prossima nuovo bando sui musulmani. Buonasera sempre, inevitabilmente in primo piano la vicenda del PD, mancano meno di 40 ore all'apertura di quella conferenza, di quella assemblea nazionale del partito a Roma, e che dovrebbe sancire l'avvio del congresso, le dimissioni quindi di Renzi per porsi come candidato, e però forse anche il rischio di un addio da parte della minoranza Dem. Oggi tante ore convulse, tante notizie convulse e inverificabili, una sola certezza, una telefonata che poteva allontanare le nubi, ma a quanto pare non l'ha fatto. Una telefonata per allungare la vita del PD. Michele Emiliano, già lanciato come antagonista di Matteo Renzi, veste i panni del pontiere e annuncia: se lui non chiama, lo farò io. Tra il governatore pugliese e il segretario del PD c'è una lunga conversazione telefonica. Emiliano chiede di spostare il congresso a dopo le amministrative per chiuderlo a settembre o a ottobre, anche per allontanare i timori del voto politico anticipato. Renzi ribadisce che ormai è impossibile tornare alle urne prima dell'estate. Tentativo di ricomposizione in un'altra giornata di pressione nel PD sull'orlo della scissione, scandita da appelli, lettere e contatti. Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere, chiede ancora unità alla minoranza. Non andatevene, venite, le porte sono aperte, nessuno caccia nessuno, ma il congresso si fa. Piero Fassino scrive a Pierluigi Bersani che ieri aveva chiesto a Renzi di fermarsi nella corsa verso il congresso. L'invito a fermarsi, avverte, vale anche per chi pensa che la scissione sia inevitabile. Nulla è inevitabile. Al lavoro per la ricucitura sono i due azionisti forti della maggioranza congressuale di Renzi, Andrea Orlando e Dario Franceschini, che propone la sua mediazione, primaria a maggio. Significa tempi meno accelerati per il congresso, ma non il rinvio dell'epilogo a dopo l'estate, come chiede la minoranza. Orlando insiste sulla conferenza programmatica da convocare invece del congresso per cercare una ricomposizione. La cessione del PD sarebbe una prospettiva sciagurata, dice, ed esclude una sua candidatura a segretario. Se fossi certo di scongiurare la cessione precisa, l'avrei già avanzata. Le distanze però restano grandi.
Unico segnale di distensione, la conferma della partecipazione della minoranza all'Assemblea nazionale di domenica, sinora in dubbio. Per la sinistra PD, da Renzi e dai suoi non c'è stata alcuna apertura. L'appello di Renzi non scioglie il nodo, ci vuole umiltà, nessuno può anteporre se stesso a un'esperienza politica, un gruppo dirigente si incontra e discute, dice Gianni Cuperlo. Il tempo degli appelli è scaduto, Renzi faccia delle scelte chiare, incalza Miguel Gotor. Noi ve lo dico già da subito, trasmetteremo in diretta domenica mattina a partire dalle 9.45 questo passaggio politico così importante. È chiaro che si aprono scenari diversissimi tra di loro, se c'è il congresso subito o no, se c'è la scissione oppure no, non solo per la vita del PD, ma anche per l'epilogo della legislatura e per le mosse delle altre forze politiche. Ma come si diceva, la giornata è stata turbata da un fuori onda. È capitato tante volte nella storia della politica italiana negli ultimi 20 anni che immagini e sonori carpiti in un modo o nell'altro all'insaputa degli interessati abbiano provocato delle conseguenze politiche. È successo anche questa mattina, protagonista suo malgrado Graziano Del Rio. L'atto d'accusa lo lancia Graziano Del Rio, non uno dei nemici interni della minoranza, ma un fedelissimo dell'ex premier. Per il ministro dei trasporti Matteo Renzi vuole fare da solo, ma così manda a rotoli il partito. Tutto succede ieri pomeriggio. Nella sede del PD c'è un incontro su trasporti e mobilità. Al tavolo Del Rio parla con Michele Meta, presidente PD della Commissione Trasporti della Camera. Il dibattito non è iniziato, ma il microfono è aperto. Del Rio risponde a Meta, che gli chiede se veramente il PD rischia la scissione se la minoranza fa sul serio o bleffa. Quindi se lo vuole fare lo fa sul serio. Una parte no, una parte no. Una parte già decisa. Sì. Una cosa che fa vantaggio non capisco un cazzo, perché sarà una scuola di rottura della diga in California, presente? C'è una crepa, l'acqua dopo la governi più. Non solo, Meta insiste, chiede di Renzi, che sta facendo per evitare il patatarac? Non gliene importa niente, dice Del Rio, sembra quasi di sentire uno dei leader della minoranza e non il braccio destro di Renzi quando era al governo. Poi il ministro dei trasporti si interrompe, saluta Matteo Orfini, presidente PD, parte il dibattito, la chiacchierata confidenziale con Meta finisce. Ma le parole intercettate scatenano una bufera, mostrano un Renzi isolato nel momento decisivo con il rischio scissione alle porte, accerchiato dai rivali della minoranza sempre più agguerriti, non sostenuto adeguatamente da chi pensa soprattutto al proprio tornaconto. Non è così, prova a mettere una pezza questa mattina Del Rio entrando a Palazzo Chigi. E adesso davvero non ci sono alibi per chi pensava che Renzi volesse sdegnosamente mandare fuori qualcuno o che Renzi non avesse la capacità di fare una telefonata. Ha fatto più di una telefonata, ha fatto un ultimo appello, ha detto che questa è la casa di tutti, lo ha ripetuto più volte e quindi davvero credo che sia il momento della responsabilità da parte di altri. La vicenda poi giudiziaria che tocca il padre di Renzi non contribuisce certo a svelenire il contesto di questa situazione. Quali sono le notizie di oggi? Un appalto da 2 miliardi e 700 milioni di euro della Consip, la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione. Un imprenditore rampante, una fuga di notizie, il coinvolgimento di importanti figure istituzionali e persino i pizzini. Non manca nulla nell'inchiesta che rischia di entrare a gamba tesa nel dibattito politico italiano. Giovedì prossimo, 23 febbraio, Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, dovrà presentarsi davanti ai pubblici ministeri romani Paolo Ielo e Mario Palazzi, che gli contestano in concorso con altre persone il reato di traffico di influenze, una fattispecie inserita nel codice penale dal 2012 che mira a punire il mediatore di un accordo corruttivo proprio allo scopo di prevenire la corruzione. Il coinvolgimento di Tiziano Renzi scaturirebbe dai suoi rapporti con l'imprenditore farmaceutico Carlo Russo, legato a sua volta all'imprenditore napoletano Alfredo Romeo al centro dell'inchiesta. Si tratta di verificare se e in che modo Alfredo Romeo possa aver beneficiato dell'amicizia tra Russo e Renzi
padre per arrivare agli appalti Consip. Tra le carte e i documenti ricevuti da Napoli, dove l'inchiesta è nata prima di dividersi in due tronconi, i magistrati romani hanno anche a disposizione i cosiddetti pizzini rinvenuti in una discarica di Roma. Nel decreto di perquisizione dell'8 febbraio i PM di Napoli spiegano che si trovavano tra i rifiuti provenienti dagli uffici romani di Alfredo Romeo. Nei suoi colloqui con Russo, intercettati dalla polizia giudiziaria, Romeo parla di cifre ma omette di fare nomi che però avrebbe scritto sui foglietti di carta ritrovati dagli investigatori nella discarica. Anche in quei fogli strappati e ricomposti come un puzzle ci sarebbero elementi riconducibili a Tiziano Renzi, ma le verifiche sono in pieno svolgimento e il lavoro di riscontro, precisano dalla procura romana, è ancora lungo. Nell'inchiesta partita dalle attività di Romeo, approdata alla Consip per un appalto monstre da quasi 3 miliardi di euro che faceva gola all'imprenditore napoletano, erano già entrati altri nomi eccellenti: il ministro Lotti, il comandante generale dell'arma Tullio Del Sette e il comandante dei carabinieri della regione toscana Saltalamacchia. Sono indagati per favoreggiamento e rivelazione di segreti d'ufficio. Secondo l'accusa avrebbero informato i vertici Consip dell'inchiesta in corso, già ascoltati a dicembre, si sono dichiarati estranei ai fatti. Roma, le vicende, le polizze, il sindaco, i 5 Stelle. Vediamo innanzitutto le novità sulla storia di Romeo, di Salvatore Romeo, che è un altro Romeo rispetto a quello che abbiamo visto mettere nei guai la Consip. Questo Romeo, l'ex capo della segreteria di Virginia Raggi, a quanto pare ha già deciso di fare a meno di quella terza polizza che aveva ancora una volta cocciutamente per destinataria e beneficiaria proprio Virginia Raggi, che indispettita ha dato mandato ai legali proprio di denunciare Romeo. Salvatore Romeo a Saturno contro. Dopo il clamore per le sue strane scelte assicurative, l'indagine della Procura di Roma col conseguente interrogatorio di 5 ore, la rottura definitiva con la donna che l'aveva imposto al suo fianco in Campidoglio solo pochi mesi fa, l'altro ieri mentre era in motorino, fermo a un semaforo in attesa del verde, è stato preso in pieno da una macchina e ora ha 5 punti sulla fronte. Per un po' al Dipartimento Partecipate di Via Ostiense, Roma Sud, vicino casa, non lo vedranno. Credo che la cosa più spiacevole di tutta questa vicenda sia quella di non essere stata informata e di non averlo saputo, perché chiaramente gli avrei chiesto, come gli chiederò quando lo vedrò, già lo dico adesso se mi sta guardando, di cambiare immediatamente l'intestazione del beneficiario, perché una cosa del genere non la voglio, mi mette l'ansia anche il solo pensiero. Virginia Raggi è stata accontentata. Pur malconcio per l'incidente, ieri Romeo ha fatto quello che doveva fare, ha cancellato il nome del sindaco anche dalla terza polizza, quella da 8.000 euro, e come con le due precedenti ha indicato un altro beneficiario. Finora il funzionario del Comune di Roma che ha guidato per 4 mesi fino all'arresto di Raffaele Marra alla segreteria del sindaco, la sua verità l'ha detta solo agli inquirenti. Il verbale non lo fa circolare, coi giornalisti non parla, però agli amici che gli chiedono le ragioni di un comportamento quantomeno originale offre una versione romantica. La gratitudine non si chiede, si ottiene in maniera inattesa e imprevista. Non ho mai parlato della mia scelta alle persone che ho voluto come beneficiarie nel caso io muoia prima di loro, per non metterle in difficoltà. Io sono fatto così. Ma Raggi non perdona. Oggi ha fatto depositare in procura dai suoi legali un esposto di 2 pagine in cui chiede di verificare se quelle 3 polizze vita per complessivi 41.000 euro sollevino ipotesi di reato o condotte illecite. E lunedì Beppe Grillo arriva a Roma per seguire più da vicino la situazione, probabilmente incontrerà Virginia Raggi. Quello che è sicuro è che troverà una situazione non del tutto tranquilla nelle file politiche romane del suo movimento, come si è visto dal fatto che anche oggi c'è stato un intervento di Roberta Lombardi molto critica sul sì allo stadio della Roma, un progetto di ampia cubatura di cemento, diciamo così, che alla Lombardi evidentemente non piace, ma non è piaciuto a Grillo che lei sia uscita in questi termini, e c'è stato proprio un avvertimento del fondatore del movimento: di queste cose parla solo la Giunta, neanche i parlamentari possono parlare. Sullo stadio della Roma decidono la Giunta e i consiglieri, i parlamentari pensino al loro lavoro.
Beppe Grillo, il nome di Roberta Lombardi non lo fa, così come lei non aveva fatto quello della Raggi, del resto, ma il tempismo di questo nuovo richiamo all'ordine non lasciava dubbi su chi fosse il destinatario. Proprio lei, la Lombardi, la deputata romana, da sempre poco tenera con l'operato della sindaca della sua città, tornata ad innalzare in mattinata il clima agonistico sulla vicenda dello stadio, o più precisamente sul milione di metri cubi previsti nel progetto attualmente in discussione. Oltre 200 palazzi in una zona disabitata da secoli, perché a fortissimo rischio idrogeologico, aveva scritto la Lombardi. Se non è questa una grande colata di cemento, allora cos'è? La velocità della reazione di Grillo racconta quanto scottante resti in casa 5 Stelle la faccenda urbanistica, oltre che architettonica, faccenda ereditata dall'amministrazione precedente, quella di Marino, con un terreno scelto non dal comune, ma sulla quale le spinte e controspinte ci sono e come. Da una parte si sente la necessità di dare un qualche segno positivo in una fase decisamente complicata, dall'altra si avverte la contrarietà di buona parte della base all'intera operazione. Ma a dirci della delicatezza del momento è anche altro. È l'uscita successiva della stessa Lombardi verso la Giunta e l'amministrazione il massimo sostegno, ha scritto, tant'è che i dubbi espressi dalla sottoscritta sul progetto sono gli stessi evidenziati da Virginia nel post apparso 2 giorni fa sul blog di Grillo. Ed è anche l'immediata ribattuta della Raggi. Ha già risposto lei dicendo che ha le mie stesse perplessità, quindi va bene così. Parole pronunciate in mezzo a centinaia dei suoi sostenitori radunatisi nel pomeriggio al Campidoglio. Stiamo lavorando tanto, ricostruendo le fondamenta, ha detto davanti a loro, chissà se anche quelle dell'impianto di Tor di Valle, anche per quello a quanto pare si dovrà passare per una scissione volumetrica stavolta, quella della cubatura da tagliare rispetto al progetto iniziale. E poi tra i grandi duellanti ci sono altri match, ad esempio quello di Milano, dove c'è polemica perché l'assessore alla trasformazione digitale, Roberta Cocco, che è un ex manager della Microsoft, ha pubblicato la sua dichiarazione dei redditi relativa al 2015, dopo gli attacchi delle opposizioni, particolarmente dei 5 Stelle, le richieste di dimissioni per la sua decisione precedente di non renderla nota. Ebbene, dalla dichiarazione emerge che l'assessore possiede anche quasi 4 milioni di dollari in azioni della stessa Microsoft, che peraltro risulta, la Microsoft, essere il fornitore primario del Comune di Milano. Da qui la richiesta di dimissioni per conflitto di interesse. Era stato proprio il sindaco Sala a chiederle di mettere online la dichiarazione. A questo punto il caso, secondo Sala, secondo il sindaco di Milano, è chiuso. L'assessore pensava, ha detto, che questi numeri avrebbero potuto creare problemi, voleva rassegnare le dimissioni, ma io, dice Sala, non voglio perderla, e immaginiamo che invece non sia esattamente la posizione dei 5 Stelle e delle altre forze di opposizione. Questo per chiudere il campo, come vedete, di una scena interna che è frastagliata, nervosa e anche carica di sospetti come nei momenti più difficili. Questo probabilmente è un momento difficile, lo è come pochi altri nel passato recente. Ma c'è un altro aspetto, il governo che continua nella sua azione ha rimesso in piedi ciò che era possibile rimettere in piedi di quel decreto Madia sulla pubblica amministrazione che era stato, come si sa, fatto ritirare, messo in discussione, reso inservibile dalla Corte Costituzionale. Riforma Madia, il governo ci riprova. Il Consiglio dei Ministri di oggi ha dato il via libera ai decreti bis sul taglio delle partecipate e lotta ai cosiddetti furbetti del cartellino. Si tratta dei provvedimenti correttivi dei testi originari che erano stati bocciati dalla Corte Costituzionale nel novembre scorso, perché varati dopo aver semplicemente sentito le regioni ma senza averne ottenuto una vera e propria intesa formale. Una pronuncia che era arrivata dopo il ricorso della Regione Veneto. Manca ancora il via libera del governo per il decreto sul riordino della dirigenza medica delle ASL, rinviato a quanto pare alla prossima settimana su richiesta del ministro Madia, una forma di cortesia istituzionale verso il ministro della Sanità Lorenzin, oggi assente.
Per entrare nel merito dei provvedimenti, l'impianto del decreto antifurbetti è sostanzialmente confermato. Sospensione entro 48 ore, licenziamento entro un mese per chi viene colto a strisciare il badge e poi uscire o magari andare a casa. Rischia il licenziamento anche il dirigente che faccia finta di nulla. Per quanto riguarda le società partecipate, il decreto fa slittare al 30 giugno l'obbligo per gli enti pubblici di indicare quelle da eliminare sulla base dei parametri della riforma. Il testo prevede ancora che siano quelle con più amministratori che dipendenti e quelle con fatturato al di sotto del milione di euro, anche se le regioni premono perché il tetto sia abbassato a 500.000 euro in modo da poterne salvare di più. Sempre entro il 30 giugno le controllate dovranno stilare gli elenchi degli esuberi provocati dalla razionalizzazione prevista. Ma adesso comincia un nuovo iter, la necessità proclamata dal Consulta di coinvolgere appunto le regioni avvia una fase di consultazioni per la quale c'è un termine di legge di 90 giorni, anche se il governo punterebbe a chiudere ben prima di metà maggio. Quanto al testo unico sul pubblico impiego e alle sue novità sostanziali, l'esame è stato spostato ad un altro Consiglio dei Ministri previsto per la prossima settimana. Non ci sono novità sul milleproroghe, sulla protesta dei taxisti, si attendono gli incontri a livello ministeriale, tra l'altro proprio Delrio dovrebbe sbrogliare la matassa, il ministro che abbiamo visto impegnato nelle vicende interne del Partito Democratico e quindi anche oggi difficoltà in varie città d'Italia. Ma sulla scena internazionale invece c'è qualcos'altro che ancora fa notizia, perché è come si sa tra l'informazione americana, grandi giornali, le agenzie di stampa, le televisioni e Donald Trump e la nuova amministrazione di Washington continua la guerra strisciante e mica tanto strisciante. Quindi con grande enfasi nelle ore scorse era stata preannunciata la volontà sicura di Trump di fare ricorso alla Guardia Nazionale che è presente su tutto il territorio degli Stati Uniti in funzione anti-migranti irregolari. Poi è arrivata la smentita secca di Trump e della Casa Bianca, ma c'è altro. L'Associated Press ha in mano il documento, eccolo, ma la Casa Bianca smentisce. Non c'è alcun impegno volto ad utilizzare 100.000 soldati della Guardia Nazionale per radunare immigrati illegali. Parole del portavoce di Donald Trump, Sean Spicer. Spicer però non ha chiarito se il tema sia stato oggetto di discussione, come farebbe pensare la carta nelle mani dell'agenzia di stampa. Sarebbe comunque quasi pronto il nuovo piano per la sicurezza delle frontiere dopo che il primo ordine esecutivo è tuttora sospeso da due sentenze federali. Il nuovo blocco all'immigrazione sarà in linea con le indicazioni arrivate dai giudici e potrebbe vedere la luce già la prossima settimana, come annunciato ieri dal Presidente. Trump ha usato la conferenza stampa anche per tornare a difendere il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn, costretto a dare le dimissioni. La causa, fanno sapere dalla Casa Bianca, non sono le telefonate scambiate con l'ambasciatore russo quando era un privato cittadino e rivelate dal Washington Post, né il possibile contenuto delle stesse che avrebbe consentito a Mosca di ricattarlo, ma aver mentito al vicepresidente Pence che si era esposto per difenderlo. Su Flynn ora pesa anche un nuovo scandalo, il generale avrebbe infatti ricevuto dei soldi per una sua intervista a Russia Today senza comunicarlo al Congresso, come è d'obbligo per ogni militare o ex militare. Il posto di Flynn al momento coperto ad interim dal generale Joseph Kellogg, che dunque appare sempre più il favorito alla successione, è ancora vacante dopo il no del viceammiraglio in pensione Robert Howard, del quale aveva chiesto di entrare con una propria squadra e non con quella lasciata dal suo predecessore. Howard è un fedelissimo del ministro della difesa Mattis, il quale ora è in Europa per tranquillizzare gli alleati della NATO sull'impegno americano, ma anche ribadire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che il presidente Trump si aspetta un contributo maggiore da parte degli europei alle spese dell'alleanza. Vi anticipo, già che ci siamo, è l'ultimo giorno della settimana di borsa e come sono andate le piazze principali. Milano ha chiuso in negativo con, lo state per vedere, un indice FTSE MIB a meno 0,42%. In questo momento è contrastata Wall Street. A New York infatti gli indici di borsa vanno in senso opposto, meno 0,24 il Dow Jones, più 0,15 il Nasdaq. Dopo di noi 8:30 Lilli Gruber ospita Ivan Scalfarotto, Alessandro Sallusti e Marco Travaglio. Noi ci vediamo tra qualche minuto.
Eccoci ancora, un'ultima notizia da Londra, dove è in visita Pisapia, ex sindaco di Milano e come si sa fondatore, attivatore di quel campo progressista che vorrebbe stare a fianco del PD, ma in funzione distinta alle prossime elezioni. Dice che una scissione del Partito Democratico sarebbe non soltanto un peccato, non solo una sconfitta, ma una sciagura per il Paese. Questa è l'opinione di Pisapia, che ne sarebbe un indiretto beneficiario politico in realtà, perché i fuoriusciti andrebbero a comporre con lui, quindi la nuova formazione. Con queste parole chiudiamo e vi ricordo già che, se volete, ci vediamo alle 9.45 di domenica per la diretta su quel passaggio fondamentale, l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Adesso Gruber e poi appunto gli altri programmi della serata. Buonasera.